Quindi entrando nella porta principale della chiesa, che cosa il fedele vede? Ci sono due figure negli affreschi che accolgono chi è che entra e chi è la Madonna e la Santissima Trinità. Guardate, questa è attribuibile alla scuola di Masaccio. Attribuibile? Al Masaccio, Padre, Figlio e lo Spirito Santo sotto forma di colomba, vedi? Capito? Colomba che sta lì, infatti. Poi ci sta la colomba, là ci sta l'agnello sacrificale, che sono i simboli di Gesù. Il resto, qua ci sta la Il resto? Aspetta. Il resto? Santa Maria, Santa Maria Mater Omnium. Madre di Dio. Santa Maria, Madre. Santa Maria delle Grazie, che la lascia. Tutto il tuo ritrovo. A fianco ci sta un apostolo e un martire. Un apostolo e un martire. Ma è prima. Sì. A prima vista potesse uno che un profano, no, la vede la scena e dice, ma bello, San Pietro, Santa Lucia. San Martino, la Santissima Trinità. Poi passa questa da parte e vedi San Giovanni, Evangelista, Santo Stefano, San Leonardo, la Madonna di Vita. Quindi, detta così, sembra niente, sono figure qualsiasi, e invece rappresentano le chiese del territorio. San Pietro è una chiesa. Santa Lucia è la chiesa del castello, San Martino è la chiesa che sta al castello, San Vito sta verso la Viscalina, la Santissima Trinità. No, non ci sono più, non ci sono più. Poi ci sta Santo Stefano che sta in via, là, in via sulla strada maggiore, sotto la Viscalina, la casa di Longo, dove sta Peppino Longo, dove sta il mausoleo, là ci sta un monastero, la chiesa di Santo Stefano. San Leonardo è nata a chiesa che sta a Raviscanini. San Giovanni è nata a chiesa che sta a Tossonguin, Cumbarate, e che Santa Maria Loreto che sta là. Cioè, sono tutte chiese Ma questa che del chiesa è? territorio. Non l'hai detto ancora. Questa qua è la chiesa di Santa Maria di Porta Paradiso. Il quadro che stava come Padre Natale non c'è adesso perché è custodito all'interno, che uno fa, Come no? giustamente. Però è del 1500, è una tela. Quindi sta conservata. Quando sarà poi noi metteremo in campo tutte queste cose, si devono fare le riprese per ogni chiesa, per ogni cosa. Però questa è la particolarità che usa che questi sono del 1517. Quindi Porta Questa Paradiso si può dire qui, che aspetta. effettivamente entri in Nella questo porta del territorio e paradiso. descrivi tutte le cose È che tu una andrai a rete. visitare. Esatto, Quindi è esatto. l'ingresso del Del paese e paese. quindi si rappresentano tutti i luoghi di culto del paese con Porta Paradiso. Perfetto. Questa è stata realizzata nel 1517 e non da un certo Leonardus, perché questo è il nome del santo, ma è stata fatta nel 1517, non sappiamo da chi. Chi se sa. Questa è stata fatta nel 1518, l'anno dopo, e non è come. Come hanno fatto credere, An Cappella Pingere fecit Onofrio per sua devozione, è il titolo vero, cioè come sta scritto qua sopra qua. Invece, qualche storico locale lo fece passare come questa cappella la fece pingere Onofrio Vadedona, che non si capisce, non si capisce manco su Vadedona dove sta scritto. Invece, per chi mastica qualche cosa di notarile, sa che questa è una per sua devozione, 1518. Questo lui ha già tradotto. Marocco diceva che non era. Questo. Questo è